Riprendiamo di nuovo i collegamenti qui dal corner di Giustizia Caffè alla Festival della Giustizia Penale di Modena. Ci ha raggiunto Angelo Massaro, assolto nel 2017, leggiamo proprio dalla didascalia dei vari programmi degli interventi del Festival, dicevamo Angelo Massaro assolto nel 2017 a seguito di giudizio di revisione dopo 21 anni di carcere. Noi abbiamo parlato lungo tutti i collegamenti della mattinata di errori giudiziari. Angelo Massaro è un errore giudiziario per eccellenza. Intanto ben ritrovato Angelo. Salve. Da dove nasce intanto l'errore giudiziario che l'ha vista protagonista suo malgrado? Allora, l'errore giudiziario nasce da una malinterpretazione di un'intercettazione ambientale. In pratica viene scambiata la S con la T. Il mio dramma, diciamo così, inizia il 10 ottobre del 95 quando sparisce il mio carissimo amico. Il 17 ottobre, chiaramente gli investigatori mettono sotto controllo vari telefoni, tra cui il mio perché è un amico, così anche familiare. Il 17 ottobre io chiamo mia moglie come ogni mattina per dirgli di preparare il bambino per l'asilo, perché stavo trasportando un mezzo meccanico dietro la mia auto su un carrello da un paese a un altro per lavoro. Chiaramente questa conversazione svolse in dialetto, la parola, allora in dialetto morto si dice muerto, qualcosa di ingombrante in dialetto si dice stu muerzo. Quindi gli inquirenti quella S la interpretarono come T, solo consonante fu in pratica capita male. Secondo gli inquirenti io quel giorno stavo trasportando un cadavere da un paese a un altro alle 8:30 del mattino su un carrello e lo diceva anche a mia moglie al telefono, secondo gli inquirenti. E quindi il contesto chiaramente era quello che era, però come si è arrivati dopo 21 anni di carcere ad un giudizio di revisione grazie all'intercettazione originale ben interpretata questa volta? Allora, premetto che primo, secondo e terzo grado ho sempre gridato la mia innocenza. Passato in giudicato dopo 3 anni ho continuato a gridare la mia innocenza. Siccome non accettavo la condanna, non accettavo la pena perché ero innocente e un innocente non può accettare una condanna ingiusta, ho cominciato a leggere codici, interessami di giurisprudenza e ho preparato io stesso la revisione. Mi sono rivolto a vari avvocati durante gli anni, mi dicevano tutti quanti che non era possibile. Poi per fortuna ho incontrato sulla mia strada l'avvocato Salvatore Maggio, che ringrazio perché oltre ad essere un bravissimo avvocato ho uno spessore umano come pochi, il quale quando ha letto la mia storia, la mia richiesta di revisione, tutti i fatti come avevo esposto, è venuto al carcere e ha detto: ma come fai a trovarti al carcere in questo modo? Tu si vede da lontano un miglio che sei innocente. Abbiamo presentato richiesta di revisione, Potenza ci ha rigettato, la Suprema Corte ha accolto la richiesta dicendo di riaprire il caso in quanto c'erano evidenti prove che portavano alla mia innocenza. Processo fatto a Catanzaro, dove il procuratore generale della Repubblica da Catanzaro ha chiesto lui stesso la soluzione, evidenziando i gravi errori commessi sia in fase di indagine sia in fase processuale. Le indagini difensive in pratica hanno scoperto gli elementi che al momento del scomparsa di questa persona io mi trovavo a 15 km di distanza, tabulati telefonici dove agganciano varie celle, quindi dimostrano in maniera assolutamente certa che era in un altro luogo, soprattutto a trascrizione della telefonata, dove comunque si evince chiaramente che il tono era tranquillo e che l'unica preoccupazione era di andare a prendere il bambino per l'asilo come ogni padre farebbe se in ritardo. Questo è una telefonata assolutamente tranquilla, mal interpretata, e come è capitato a me potrebbe capitare a chiunque, visto che le interpretazioni sono utili, ma se sono usate come una clava fanno male. No, più che fanno male, generano 21 anni di carcere, come è successo a Lai Massaro, per essere innocente, per non aver commesso il fatto. Quindi, risarcimento va bene, ma oltre al risarcimento, come una persona innocente che ha trascorso 21 anni di carcere adesso guarda la macchina della giustizia? Allora, come guardo la macchina della giustizia? Come ho detto, è stato lo stesso procuratore generale di Catanzaro a darmi fiducia nella giustizia, perché la giustizia, come ho sempre detto ai miei figli, non è quella giustizia che mi ha condannato, quindi quei giudici
quegli investigatori che hanno sbagliato, perché comunque sbagliare è fisiologico, non si può fare nulla. La giustizia è quella invece che mi ha assolto e che mi ha dato nuovamente fiducia nella giustizia, perché ci sono persone che lavorano nella giustizia e lo fanno con dedizione e con passione, e grazie a queste persone che la giustizia oggi funziona. Risarcimento. Allora, io ho un sogno. Nessun risarcimento potrebbe ripagarmi 21 anni di carcere, non esiste cifra che potrebbe darmi per dire questa è una cifra tot e ti ripagamo di 21 anni, non esiste, perché ho perso affetti familiari, ho perso tutto, non ho perso compleanno e battesimo, non ho una foto, ho perso tutto. Ho un sogno che l'investigatore, ripeto un sogno perché so che non potrà mai accadere, che l'investigatore facesse una conferenza stampa come al momento dell'arresto e dicessero che su Massaro abbiamo sbagliato, che su Massaro abbiamo fatto male le indagini, che Massaro era innocente, e soprattutto dicessero che da oggi in poi le indagini le faremo con più attenzione. Se ci sono 10 accertamenti ne fanno 20, se ci sono 10 interrogatori, 10 domande ne fate 30, ma dovete mettere in carcere un colpevole, non un innocente. E solo con accertamenti corretti, mirati e fatti con dedizione, riuscite ad evitare l'arresto di un innocente. Questa era la voce dell'innocenza, quella di Angelo Massaro, che per un errore di una trascrizione, di una mala interpretazione di un'intercettazione telefonica, si è fatto ben 21 anni di carcere, ripeto, da innocente. Grazie Angelo. Grazie a voi.